Allora, ciao, tantissimo tempo che non faccio video, scusatemi, ma sto lavorando tutti i giorni, tutto il giorno. La bimba è stata male, l'influenza, un po' sono influenzata anche io. Bla bla bla, non ve ne importa niente, lo so, ma tornerò presto. Allora, anche la voce è sempre un po' bassa perché sono tutta raffreddata e vabbè. Mi sto girando col cellulare perché non avevo tempo, se volevo fare un video, di stare a montare la videocamera e tutto il resto, quindi o facevo così o non facevo video. Ho un mal di gola e vabbè, ci teniamo i mali di stagione. Volevo fare un breve video dove vi faccio vedere i miei regali di Natale, che sono stati tanti e tutti bellissimi. Ringrazio ancora tutte le persone che mi hanno fatto un pensiero. E niente. Vi faccio subito vedere cosa mi hanno regalato. Cominciamo da un regalo che arriva direttamente da New York. Una carissima amica mi ha regalato delle cose veramente deliziose e la ringrazio ancora. Ti mando un bacio, carissima. Là, mi ha regalato una matita labbra della NYX, questa che è la numero questo. 860 Pica Bonita, Picabo, no, non è il nome questo, non lo so qual è il nome. Numero 860 matita labbra, un color carne bellissimo, non l'ho ancora aperta ma non vedo l'ora di provarla. Poi mi ha inviato un bellissimo specchiettino di Victoria's Secret, carino, tutto maculato, veramente da borsetta un amore. E poi mi ha inviato un temperino, scusate ma devo ancora sistemare tutto, un temperino fucsia carinissimo di Ulta, sempre comodi, queste cose sono sempre super super comode. Ringrazio ancora, è stato veramente molto gradito. Poi la mia amica Barbara mi ha fatto diverse cosine, è stata a New York, mi ha preso diverse cose e tra le tante vi faccio vedere. Allora, mi ha regalato un set di pennelli da viaggio, questi di Eco Tools, veramente mi sembra, non l'ho ancora usati, setole morbidissime, ve ne faccio vedere per esempio uno, mi sembrano ottimi pennelli. Anche se sono da viaggio, io le userò lo stesso per truccarmi tutti i giorni. Comodissime con la sua pochettina. Poi mi ha portato un burro cacao del iOS, questo tutto a strisce. Sono arrivati anche in Italia, ce l'ha S lunga, però così tutto a striscine non l'ho visto da nessuna parte. Poi mi ha portato uno smalto di NARS di un colore veramente bello. Questo, non so se si riesce a vedere, ecco, è un cangiante fucsia, c'è del fucsia, c'è del viola, c'è del blu, non saprei definire bene, ma è un colore veramente, veramente bello. Non ho ancora provato niente, ragazze, perché non ho avuto veramente il tempo di fare niente. Questo bellissimo, io spero che la luce possa rendere il colore. Ecco, forse qua. Bello, bellissimo. Poi mi ha portato una tinta labbra che io non avevo mai usato e che sinceramente non conoscevo neanche, che viene distribuita solamente in America. E sono queste della ColourPop Ultra Matte, non vedo l'ora di provarla ed è di questo colore stupendo, questo rosso ciliegia, bellissimo. Sembra siano le tinte labbra migliori in commercio, vi saprò dire e vi farò sapere come mi trovo. Io sapete che ho un'adorazione per
per le tinte labbra. Peraltro mi sembra aver capito che si possono ordinare i prodotti solamente sul sito e poi farli spedire in America, però ecco, bisogna avere un riferimento in America. E poi mi ha regalato un libro che era tanto tempo che volevo leggere, un libro, insomma, ormai è già diverso tempo che è uscito, sia su Instagram che su YouTube, l'ho visto in tante recensioni, ma poi per una cosa o un'altra non ho mai letto e lei me lo ha regalato. E si chiama L'amica geniale di Elena Ferrante. Lo leggerò molto volentieri, anche perché in questo periodo non ho libri, perlomeno ne ho forse uno barra due, ma non avevo niente da leggere. Sono molto molto curiosa di leggere questo libro perché a detta di Barbara, a detta di tante persone, è veramente molto bello e avvincente. Vedremo poi altre amiche mi hanno regalato questi carinissimo sono petali di sapone per fare il bagno. Poi mi hanno regalato degli accessori natalizi, una campanellina deliziosa, bellino, mi piacciono tutte le decorazioni natalizie, io adopererei a casa. Poi un'altra amica mi ha regalato una candela fatta a mano, così a forma di rosa. Non ha un profumo fortissimo, però è molto bella. Anche da mettere sul comodino, insomma, anche come soprammobile. Poi mi hanno regalato un'altra mia carissima amica mi ha regalato una spilla di Zara, stupenda, veramente stupenda, con questi colori tipicamente autunnali, c'è il bordeaux, c'è il verde, scusate, è stupenda. Anche questa la metterò sicuramente su qualche cappotto, è bellissima, anche abbastanza grande, eh? La spilla. Cerco di andare veloce perché non vorrei fare un video lunghissimo e visto che poi devo tornare al lavoro anche oggi, sono sempre di corsa. Poi mi hanno regalato due custodie per il cellulare. Ho preso il cellulare nuovo. Allora, mi hanno regalato una, la classica custodia, quella che poi può servire per mettere il cellulare, ecco, in posizione orizzontale. Comodissima, ora non so, ecco, faccio vedere così. A me queste custodie fanno comodo quando magari decido di portare via solo il cellulare perché metto qua la carta di credito, il bancomat, qualche soldo qua, il documento e spesso porto via solamente questo. Poi un'altra custodia. Un'altra custodia, un'altra cover per il cellulare, sciccosissima, me l'ha regalata mia cognata. È molto particolare, però bella, impegnativa, ho paura sia un pochino delicata, però per alcune occasioni può andare bene. È di Swarovski ed è questa, tutta tempestata di pietre preziose. Molto bella, anche il colore mi piace molto perché è lo stesso colore del mio iPhone. Bellissima. Ecco, magari è, ripeto, è un pochino delicata, però per qualche occasione sono sicura che farà la sua bella figura. Quindi, cover, poi. Ah, mi hanno regalato mia sorella, mi ha regalato tutti gli accessori per la cucina sul bianco, prodotti per la casa, che fanno sempre comodo, poi il colore che a me piace tantissimo. Sempre per la casa ho ricevuto un regalo che mi piace tantissimo, me l'ha regalato mio marito. Mio marito mi ha regalato due cose, avevamo deciso di non farci nessun regalo perché abbiamo fatto delle spese, quindi. E invece alla fine poi io l'ho fatto a lui e lui l'ha fatto a me. Mi ha regalato, che ora non vi sto a far vedere perché sono ancora lì impacchettate, perché non ho avuto ancora tempo di montare, mi ha regalato le luci professionali per fare video. Sono
Sono curiosissima, non vedo l'ora, insomma, di montarle, di vedere. E poi mi ha regalato, sempre a proposito di luci, una lampada che io avevo visto in un negozio e che mi aveva veramente, mi piaceva tantissimo. E così parlando ho detto, ho visto una lampada bellissima, mi piacerebbe, e lui me l'ha presa. È una lampada LED, non ha fili, ed è questa. È in plastica. Si ricarica poi da sotto con un caricabatterie come il cellulare. È di questa marca, Fatboy. Non so se è bellissima. Si accende tirando questo a tre intensità di luce, poi si rispenge. La cosa bella è che io l'avevo vista tutta bianca e siccome la mia camera è bianca e marrone, mi piaceva tantissimo così, semplice, lineare, senza troppi fronzoli da mettere sopra il comodino. Ma la particolarità di questa lampada è che potete scegliere la fantasia da mettere sul cappello. In questo caso lui ha scelto questa marrone, ma ce ne sono veramente tantissime. Ne ho vista anche una molto estiva, tutta colorata con delle margherite, stupenda. Le fantasie sono veramente tante. È bello perché si può anche decidere di cambiare la fantasia a seconda anche di come della stagione, di come sono le lenzuola, le coperte. Mi piace proprio tantissimo. Poi mi fa comodo perché così senza fili è perfetta. La adoro, l'amo follemente. A me queste cose piacciono così, proprio semplici. Mi piace anche sinceramente tutta bianca, senza troppe decorazioni, però la trovo bella anche così. Vendono questi chiaramente separatamente e quindi magari più in là prenderò un'altra fantasia. Quello e le luci. Poi un'altra mia amica mi ha regalato questa palette di blush di Mesau da Milano. È una ditta un brand che conoscevo di nome, ma non ho mai provato niente, quindi sono anche lì curiosa di provare questi prodotti. Ve li faccio vedere, ve li apro. Si presenta così. Sono 8. Questi magari per fare un po' di contouring. Questo ha un po' di brillini, quindi magari forse è più indicato questo. E poi ci sono tutti questi blush, sono curiosissima. Ora, ho semplicemente fatto qualche swatch, mi sembra che la scrivenza non sia male. Se qualcuno di voi ha provato qualcosa di questo brand, magari me lo scrive qui sotto. Bisogna vedere poi la durata, la scrivenza al momento, insomma, quando mi trucco vedremo. Anche lì non lo so, però mi piace. Poi mi hanno regalato. Mia suocera mi ha regalato un cappottino bellissimo di Guess. Sì, di Guess. È un cappottino. Ora non so se riuscirò a farlo vedere così col telefonino. È un cappottino di lana semplicissimo che ha il pellicciottino intorno, chiaramente sintetico, pellicciottino sintetico che si può anche staccare. E quindi diventa un semplicissimo cappottino di lana. Ora non so se riesco a farvelo vedere. C'è la luce che spara. Ecco. Cappottino di lana così. Volendo, togliendo la pellicettina, può anche sembrare un cardigan molto lungo, molto pesante. Mi piace veramente tanto, nero chiaramente, il mio colore, lo sapete preferito. Poi un altro, no, questo è un autoregalo. Non so, vale l'autoregalo? Sì, no, veramente mi sono comprata diverse cose. Sono stata da MAC, ho comprato diverse cose. Se vi interessa, magari vi farò un video per dirvi che cosa ho acquistato. E poi qualcuno di voi l'ha già visto perché avevo messo una foto su Instagram. Sono andata da Falconeri. Falconeri, è un negozio che a me piace tantissimo. Ha dei prodotti
veramente belli, dei tessuti favolosi. Alcune cose sono chiaramente abbastanza costose, altre magari sono un pochino più fattibili. Mi sono innamorata di un sciarpone barra stola, non so neanche come definirvelo, e l'ho voluto prendere perché era rimasto l'ultimo colore nero. Chiaramente c'è anche in diverse varianti, c'è in beige, c'è in marrone, però a me piaceva nero. Me lo sono autoregalato. In pratica è un maxi sciarpone che funziona, una mantella, ecco. Una mantella così di lana con le frange in fondo da mettere sopra i cappotti, oppure nelle giornate in cui non fa particolarmente freddo, giacchetto di pelle e questa sopra. Stupendo, stupendo, è veramente bello. Ora io qui non so come farvelo vedere, cioè in pratica non ha le maniche, rimane proprio. Va messo sopra così, è abbastanza lungo anche dietro. Qui potete anche fare rovesciarlo da una parte grigia. E questo ve lo avvolgete caldo addosso ed è bellissimo perché poi ha tutte le frange in fondo. È caldissimo. Una lana veramente spessa, mi piaceva troppo, anche proprio l'idea di metterlo sopra la giacca di pelle, spesso che io metto in inverno perché è una giacca un pochino imbottita, però magari lì per lì ho freddo, la sciarpa non è sufficiente, quindi mi piaceva proprio. E poi quest'anno le mantelle, lo sapete, vanno per la maggiore. Ho deciso poi di non prendere quelle che avevo visto dai CNM, ho investito in una cosa un pochino più importante, però è una cosa che sfrutterò tantissimo anche a primavera, perché magari questa è sufficiente se è una giornata in cui non fa particolarmente freddo. Credo di avervi fatto vedere tutto. Ah no, mia sorella mi ha regalato un poster con il calendario, ha fatto delle foto alla mia bimba, però quello non ve lo faccio vedere perché non mi piace che venga in video, ecco. Niente, spero di avervi fatto vedere tutto, spero di avervi tenuto compagnia, scusate ancora, riprenderò presto a fare video, ho un sacco di idee per dei video, quindi sicuramente ora mi organizzerò meglio. Il periodo clou delle feste, dove io magari il mio lavoro si intensifica un attimino, spero insomma stia passando e tornerò presto. Intanto vi auguro un buon anno, spero possiate festeggiare come meglio è per voi. Io starò con la mia famiglia, con degli amici, che è sempre la cosa più bella. Un capodanno sereno. Un bacio a tutte, ci vediamo al prossimo video. Ciao!